Allora, siamo nella saletta del lavoratore sociale, i ragazzi del terzo segreto di Satira hanno saputo della messa in vendita e sono venuti qua a fare uno spettacolo grandioso e a presentare il loro film. Alessandria ha bisogno di questo spazio e ve lo diranno loro. Sì. Alessandria ha bisogno di questo spazio. Esattamente, Walter, non glielo ho detto. No, anche perché cos'è che c'ha? Cos'è che c'ha? Esatto. Curiosità, la maglietta della squadra di calcio è grigia. Siamo in grigi per fronte. Qua c'è Murales fuori che è bellissimo. Bellissimo. Fanno delle iniziative. Bellissimo. Tipo, che sapete tutti. Tipo la presentazione. La palestra antirazzista. La palestra antirazzista, sarà la cosa. Poi cosa c'è ancora? Poi c'è l'assemblea pubblica giovedì 10 maggio. Ah no, che però salteranno perché c'è. No, no, sì, si uniscono e l'ordine del giorno è andiamo tutti insieme o si fa di gruppi? Facciamo un po'. Per noi è uguale. Diciamo che questa è sicuramente la parte più colorata di Alessandro. Poi, visto, arrivando... Si può anche dire, la struttura non è particolarmente bella, è anche un po' fredda in questo momento. Le persone che lo scatenano sono... Sì, anche qua. Ho conosciuto Francesca, bellissima. E comunque c'è un botto di figa, questo lo dico per perché... Aspetto però, il contenuto. Perché siamo abituati a fare i cazzoni, però in realtà... Questo è un luogo, per quel poco che abbiamo visto, di cultura. Non è che abbiamo tutta questa cultura. Se era un luogo di cultura, non so se noi non saremmo in Italia. Infatti, però, è un luogo di cultura, sì. Anche se ci sono tutti. È un luogo di cultura nonostante la nostra presenza. Possiamo fare uno scherziamo. Scherziamo. Grazie al terzo segreto, grazie, ciao. Vendete, ciao! Vendetelo! Cazzo compri.